Dice, c'era uno, quello che sta di là, ha visto alzare la gronda e è andata giù. E, poi sono andato a chiudere la persiana, che c'era una persiana aperta, non ho fatto manco in tempo a aprire la cosa e mi buttava via ogni cosa. C'era la sarfinesca qui che faceva, sembrava una molla. Grossi alberi divelti, tetti scoperchiati, addirittura un'azienda che è stata colpita da un grosso albero proprio qui a Pieve al Toppo. Sembra essere proprio il comune di Civitella in Valdichiana tra i più colpiti dall'ondata di maltempo che ha interessato anche la provincia di Arezzo. Raffiche di vento oltre i 100 km orari e pioggia. Il maltempo nell'Aretino ha lasciato dietro di sé danni a macchia di leopardo. Le zone più colpite sono state Arezzo, ma soprattutto la Valdichiana e alcune zone del Casentino. Il fronte temporalesco è stato breve ma molto violento. I danni sono stati causati soprattutto dal vento anziché dall'acqua. Io sono 50 anni che sto qui, non mai cosato. Che poi dice sembrava una palla che ha sbattuto contro il coso, non sapeva se era vento, acqua, niente. Qui siamo nel comune di Civitella in Valdichiana, tra Albergo e Badia Alpino. Il forte vento ha divelto piante e scoperchiato tetti. Sembrava il finimondo. Non si riusciva nemmeno a tenere le persiane chiuse proprio perché il vento spingeva verso la casa. I vetri uguali, poi ha iniziato a piovere nelle stanze. Il mio vicino, il tetto gliel'ha portato via tutta la parte di qua. C'è stato veramente il finimondo. Piante in terra anche dal nostro vicino. Ci sono dei cedri in terra, ha fatto un danno enorme, veramente, la paura non è mancata a nessuno. Qui addirittura a Pieve al Toppo un calzaturificio è stato colpito da un grosso albero che è letteralmente entrato dentro la fabbrica. Abbiamo dovuto entrare dall'appartamento della signora, rompere una porta, entrare e poi sotto l'acqua si è cercato di portare fuori scatoloni con il prodotto finito. Si sono messi dove era un po' più asciutto e poi in nottata è venuta la ditta che mi dà il lavoro, io faccio controlavorazione per una ditta di Malmantile, sono venute le 2:30, si è cercato di prendere i cartoni buoni, i cartoni meno buoni, si è cercato di salvare il possibile e niente, l'hanno portato via più di 600 paio di scarpe, però c'è rimasto il semilavorato e parte del lavorato ancora in mano via. Anche in Casentino, nella zona di Talla, Pieve a Socana, Rassina, i danni sono stati ingenti. Alla fine sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco e nell'Aretino, per fortuna, non c'è stato nessun ferito. Al lavoro nell'intera nottata anche i volontari della Protezione Civile della Racchetta, che con i loro mezzi hanno contribuito a liberare le carreggiate occupate da alberi e rami spezzati. Molte le zone rimaste senza corrente elettrica.